Where is first vice president? Nice to meet you. Thank you. Welcome. Thank you. Il sindaco Rinaldo Melucci accoglie i rappresentanti del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo a Taranto per 1 o 2 giorni per far conoscere loro le bellezze e i luoghi di cultura del territorio, dando così ufficialmente il via al percorso che porterà fino al 2026 e inaugurando a Palazzo di Città anche la nuova sede del comitato organizzatore. Thank you so much. Okay. Entra nel vivo il calendario di avvicinamento al 2026, vogliamo chiaramente dare lustro a Taranto, alla Regione Puglia, a tutte le comunità che sono coinvolte, all'Italia in particolare, ma soprattutto vogliamo che le economie, le università, gli stakeholder di questi 26 paesi, oltre i giochi, guardino a Taranto, a questo luogo, come un luogo di opportunità, un luogo che sta svolgendo, come sapete, una grande transizione in questo momento e vuole coinvolgere in questa transizione il mondo, quindi insomma i giochi, dico sempre, sono un volano da questo punto di vista, non sono certo l'evento per riempire in maniera folcloristica un'estate, guardiamo più all'eredità in termini di relazioni, di investimenti e di esperienze con l'areale economico mediterraneo a proposito di giochi che non all'evento in sé, che pure è un evento importante, e credo che attraverso Taranto e l'Italia anche il Comitato Internazionale dei Giochi, che qui si sta ritrovando per un'assemblea interna formale tutto sommato, possa dare smalto al suo brand, possa recuperare un po' i fasti del passato e riallinearsi in termini di standard a eventi internazionali che insomma sono altrettanto importanti nel mondo dello sport. Credo che sia un bel percorso che ci aspetta, ma abbiamo tutte le capacità e le potenzialità per fare bene. E ho fiducia anch'io per diversi motivi. Il primo, perché intanto la dotazione che è già messa in sicurezza è sufficiente per far partire la progettazione e non perdere tempo. Poi perché gli impianti da realizzare ex novo sono realmente pochi, il nostro dossier è molto sostenibile e anche per questo si è aggiudicato insomma i giochi del 26. Ormai tutti i grandi eventi internazionali scontano una difficoltà finanziaria e quindi si privilegiano i master plan sostenibili da questo punto di vista. E poi perché la quota che potrebbe mancare in conto spesa corrente è una quota che tenderemo anche a colmare con le sponsorship private, già sta partendo una campagna di marketing importante, piuttosto che con altre risorse, per esempio quelle FSC della programmazione europea, che sulle quali già lavoriamo su altri tavoli istituzionali, quindi non tutto sta necessariamente nel budget originario del governo o della Regione Puglia per i giochi. Quello che c'è è sufficiente per partire e sono sicuro che darà grande respiro a tutti i comuni coinvolti dal punto di vista dell'impiantistica sportiva. Strada facendo vedremo come migliorare insomma il programma. De Taranto, vous avez une très belle ville. D'ailleurs exceptionnel. Taranto è una città stupenda, mediterranea, ma con anche tante caratteristiche di tutto il mondo. Vi ringrazio per questa calorosa accoglienza e so per certo che i 4.000 atleti che verranno qui saranno felici anche di far parte della conservazione del territorio e anche di far conoscere questa città meravigliosa. Vi ringrazio e a presto. Inizia in maniera proprio più istituzionale questo percorso verso il 2026, un momento importante per tutta la Puglia. Sicuramente, perché Taranto in questo momento è l'avanguardia non solo della Puglia ma di tutto il sud, che guarda, è l'Italia che guarda il Mediterraneo. E noi abbiamo sempre sostenuto, devo dire, che per noi è fondamentale il rapporto con i paesi del Mediterraneo, sia dal punto di vista culturale, sociale, per tutte le problematiche anche legate alla pace, ma anche dal punto di vista economico, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista dei rapporti legati alla blue economy, ai collegamenti marittimi. Il porto di Taranto ha sempre avuto questa funzione, da 3.000 anni, cioè ha una collocazione logistica particolare, ha una situazione appunto portuale di protezione naturale che lo ha fatto diventare nei secoli uno dei porti più importanti del Mediterraneo. Quindi è questo il ruolo che noi vogliamo rilanciare per Taranto e appunto in questo momento rappresenta un interesse del paese, di tutta l'Italia. Come prosegue il cammino adesso dopo la giornata di oggi?
Noi le priorità sono quelle, diciamo, delle infrastrutture, quindi sia le infrastrutture sportive, ma voi sapete che anche su Taranto ci sono molti progetti legati alla mobilità, mobilità urbana, mobilità extraurbana, le ferrovie, il comune c'ha il progetto del BRT, ci sono progetti legati al porto, alla zona industriale, insomma ci sono tantissime iniziative su Taranto e ovviamente tutto non è possibile che sia pronto per il 2026, però almeno gli interventi strategici che hanno un obiettivo di breve termine dobbiamo completarli entro il 26. E quindi insieme alla realizzazione delle infrastrutture l'urgenza è anche quella delle risorse finanziarie, insomma. Poi man mano, diciamo, svilupperemo anche le attività organizzative che sono legate alla parte sportiva, quindi rapporti con le federazioni internazionali per organizzare le varie discipline. Noi abbiamo 26 discipline sportive, quindi significa che è come organizzare per ogni sport un evento internazionale, però lo si fa tutto insieme, quindi le complessità sono notevoli. E quindi con ogni federazione, atletica, nuoto, calcio, pallacanestro, eccetera, dovremo invitarli a relazionarci con noi per definire la qualità degli impianti, le attrezzature necessarie. Poi voi sapete che gli sport sono in continua evoluzione, quindi anche le tecnologie cambiano e in un evento olimpico come sono i Giochi del Mediterraneo le tecnologie devono essere le più innovative possibili. Quindi questa sarà un'attività che però, diciamo, su cui abbiamo tempi. Poi c'è tutto l'aspetto legato alla logistica, all'ospitalità degli atleti, delle delegazioni, della stampa, delle autorità, insomma c'è tanto da fare, però le cose più impellenti sono infrastrutture e finanze. Dopo il passaggio di oggi, più istituzionale, ora priorità sulle finanze e sugli impianti sportivi. Sì, entriamo ormai con oggi nella macchina organizzativa, si va in maniera spedita verso il 2026. Già in queste ultime settimane comunque stiamo dando un'accelerata soprattutto all'impiantistica sportiva. D'altro conto abbiamo terminato il primo corso per i giovani volontari, ai quali ne seguiranno anche nei prossimi mesi degli altri. Oggi già un primo test per loro di accoglienza e quindi si comincia un po' a respirare dall'area dei giochi. Quindi nei prossimi mesi poi ci saranno comunque delle occasioni, anche perché ci saranno ulteriori incontri con i vari comitati tecnici, con le commissioni tecniche più che altro, per entrare proprio nel vivo della macchina organizzativa. Quindi ci siamo, oggi e domani saranno due giorni più che altro di feste, ma anche un'occasione, come si è detto prima nella presentazione, di far conoscere la nostra città a tutti i paesi aderenti ai Giochi del Mediterraneo, quindi le nostre bellezze, quindi un percorso fatto sia attraverso il nostro paesaggio archeologico, il nostro museo, le nostre bellezze naturali, e poi si continuerà a lavorare per arrivare nel miglior modo possibile al 2026.